Mister Gabriele vai. Ha predisposto degli esercizi. Oggi è lunedì. Inizio della settimana. I nostri ragazzi si stanno allenando qua ancora, al nuovo di via Olimpia. Ecco Nicola Costantini, Antonio Costantini. Abbiamo sulla prima postazione Bartolo. Alla mia sinistra, alla mia destra c'è Nicola. Dall'altro paletto c'è Andrea e Alessandro. Qua centrale c'è Lorenzo e Cristian. All'altro centrale c'è Michele e Riccardo. Là in fondo c'è Alessio Ciroli. Là in fondo c'è ancora Karan e Guido. E là in fondo c'è Renzetto e Gabriele. Le distanze e Lele là in bocca. Dei reparti, E qua Antonio? Di non possesso. Guardate le distanze che ci sta tra Ceroli e Guido, tra Gabriele e Andrea. Guardate la distanza che c'è tra Ferrucci e Andrea e tra Lele e Ceroli. Guardate le distanze tra i due centrocampisti centrali, tra Gabriele, Cristian e Costantino. Queste distanze vanno mantenute sempre, anche quando andiamo da quell'altra parte, ok? Non è che Michele va a giocare davanti all'esterno, Cristian va a giocare davanti e poi qua non c'è nessuno. Le distanze sono queste, sia in fase di attacco e sia quando rientriamo, ok? Quando ci giriamo, che il portiere rinvia, la squadra si stringe in questo modo. Se il portiere decide di fare il rinvio da questo lato, le distanze rimangono invariate, ma soltanto Lele va là, Michele viene qua, c'era di sale. Però non è che potevi ognuna le cazza nostre qua in Germania di giù. La squadra si sposta. Se voi vedete, molte volte i portieri rinviano, quello dell'Ortona lo faceva, rinviava dove stavano tutti quanti gli altri e poi aveva la palla al numero 11, perché noi avevamo tutti da annullati, per modi di, e cercava il rinvio su Ferrucci, perché poi vanno a marcare tutti di là, invece Matteo rinvia di qua. Però se noi manteniamo queste distanze, stiamo sugli uomini, cioè le due centrocampiste, danno sta sopra le due centrocampiste avversari, l'esterno sta sull'altro centrocampista, l'altro esterno sta di là. Michele non può andare lui all'esterno, là ci sta Lele, ci sta Ceroli. Michele c'ha questa copertura del campo qua, lo aiuta Bartolo, lo aiuta un centrale. Non può andare Michele sulla linea del fallo laterale, perché qua ci sta un buco di 40 metri dopo. Capite qual è? Non poteva lasciare, è la stessa cosa se lo fa Cristian dall'altra parte. Ognuno deve essere responsabile della propria zona, così come i due centrali. Faccio un esempio. Cristian, sali al posto di Costantini. Michele, sali. Sali. Saliamo. Saliamo. Vai, sali tu, sei una persona, sali, sei una persona, sali, ah! Dai, è Costantino, tu la fai il movimento davanti, movimento davanti. È cambiato poco, la squadra è corta, non ci sono gli spazi per gli avversari per andarsi a buttare, capito? Perché vedete com'è, si rientra indietro, si guarda la palla, si rientra, ok, adesso... Faccio un esempio, chi attacca la palla lì, guarda, guarda, chi attacca la palla là, vediamo come sale la squadra, pronti? Via! Ecco, il mister ha dato
indicato le geometrie del campo, come devono avanzare la squadra. Tu. Occhio, attacca la palla là, Bartolo, saliamo! Conosci ragazzi, il nostro mister, fa freschetto ma i ragazzi si devono abituare, dal sole estivo fino a pochi giorni fa si devono abituare al freddo gelido che prossimamente arriverà, pioggia, neve. No. Si devono temprare a tutte le temperature. Matteo sta rinviando, come si sistema? Guarda qua, ma a parte che dobbiamo stringere, bravo, ma guarda qua, tu sai. Tra pochi giorni arriverà il nuovo kit per tutti, dai piccoli amici fino alla prima squadra, i centrali qua tutti e due, gli esterni così, gli attaccanti danno profondità, guarda l'attaccante come adesso si muove, stanno tutti con la scheda con campista centrale, ok, va a dare partito e l'altro va nello spazio al rinvio, occhio al fuorigioco, vieni qua, vai. Al freschetto si devono abituare i ragazzi a muoversi con tutte le temperature. Già una cosa che mentre si allenano negli allenamenti i ragazzi hanno scelto di non portare né calzemaglie niente, ma di rimanere in pantaloncini, basta che si coprono petto, le vie aeree, fermi così, e se stanno a gambe nude non fa niente, anzi si temprano, allora, e si fortificano le gambe, e se è lungo rapidi a salire, via. Hanno deciso loro di non mettersi calzemaglie, occhio, di stare sempre in pantaloncini. Cerca di rinviare sull'ele adesso, spostati lateralmente, il mister sta dando le sue disposizioni come si devono muovere in campo,